Allora, credo di essere in diretta. Sì, mi confermano che siamo in diretta. Allora, possiamo già iniziare anche stasera questa diretta di ciclismo. Innanzitutto, buonasera a tutti coloro che ci stanno seguendo, che ci hanno seguito in questi giorni, ma soprattutto buonasera a Vladimir Belli, un ex ciclista professionista, attualmente si occupa di allenamento ed è un commentatore di Eurosport. Ciao Vladimir! Ciao, ciao Raffaele, ciao a tutti. Mi sono presentato con la mascherina, hai visto? Qua a Bergamo ti posso assicurare che vedo tanta gente in macchina da soli con la mascherina, non capisco molto il motivo, però sai, qua la situazione è abbastanza seria. Infatti io vorrei iniziare proprio con questo argomento. Tu sei un bergamasco doc, stai vivendo appieno e hai vissuto questo periodo bruttissimo per tutta l'Italia, ma soprattutto per la Lombardia e per la tua provincia. E vorrei un attimino capire, visto che siamo già in avvicinamento per alcune regioni verso la fase 3, perché io credo che nella tua zona si parli ancora di fase 2. Però vorrei da te dei ragguagli perché tu la stai vivendo in prima persona. Ma guarda, ti posso assicurare che qua è stata veramente una battaglia, battaglia che non è purtroppo ancora vinta. Sono stati veramente dei momenti drammatici con tante persone che purtroppo ci hanno lasciato. Ti posso fare il mio piccolo esempio: io ho perso due zii e di conseguenza, prima di abbassare la guardia, siamo abbastanza restii, a differenza un po' di quello che. Nel complesso è sotto controllo. Ho capito. E infatti io ho sentito anche tanti altri amici, ex colleghi di quelle zone e tutti hanno subito purtroppo dei gravi lutti. Adesso speriamo che magari la situazione migliori anche per voi, perché comunque noi al sud l'abbiamo comunque vissuta veramente in minima parte rispetto a voi. Quindi il nostro augurio è che comunque possiamo ritornare presto alla normalità e questa è la prima cosa. Innanzitutto vorrei salutare in Bici Magazine Maurizio Rocchi che ci sta seguendo e che comunque sta condividendo la nostra diretta. Ci Ciao segue. Michael. Esatto, io so che tu lo conosci molto bene, infatti. Assolutamente, un amico. Ti posso raccontare subito un aneddoto. Visto che poi anche tu hai fatto parte delle vacanze che hanno organizzato, che abbiamo organizzato in Spagna nel mese di febbraio, il primo anno siamo andati ed eravamo quattro gatti. Siamo andati, abbiamo visto un po' gli hotel, abbiamo visto un po' i percorsi e quest'anno, come anche l'anno scorso, quando eri presente anche tu. Grande successo, per cui un saluto a Michael e a Sara. Ecco, li salutiamo con affetto perché anche questo. Non dimentichiamoci di Carlo. Tra l'altro, quest'anno noi abbiamo fatto giusto in tempo a febbraio, dall'8 al 15, a fare questo training camp perché già all'aeroporto c'erano controlli abbastanza aggressivi e si parlava del virus, ma non si capiva ancora l'emergenza che stava praticamente crescendo. Ecco, e quindi è un bel ricordo di quest'anno che speriamo magari di poter fare al più presto. Allora, Vladimir. Stasera io ho messo il cappello non per imitarti, ma perché io 2 giorni fa mi sono spaccato la testa, ho preso 2 punti e quindi preferisco tenere il cappello in testa. E voglio parlare di te, perché tu sei stato uno dei corridori italiani che ha lasciato il segno in tante gare, non sei stato classe 70, non sei stato uno che ha vinto tantissimo, ma sei sempre stato presente con i grandi campioni. Posso dire che tu hai attraversato 3 ere del ciclismo, secondo me, guardando gli anni in cui tu hai corso, e vorrei cominciare a chiederti il Vladimir Belli ciclista. Da dove iniziamo? Ti ho perso a chiedermi. Il Vladimir Belli ciclista. Ma guarda, partiamo dal presupposto, o meglio, dai fatti. Io ho iniziato ad andare in bici molto tardi, era il secondo anno allievo, non avevo una grande esperienza a stare in gruppo, non ho mai sviluppato e non ho mai avuto delle doti di velocità, sono sempre andato bene in salita, però se si arrivava in 10 ero decimo, in 5 ero quinto, in 4 ero quarto, per cui tanti piazzamenti, ma comunque poche le vittorie, sempre presente nei dilettanti, invece le cose sono state classe 70, per cui qua si parla di una classe che ha fatto veramente la storia del ciclismo.
state Vladimir Belli che non ha vinto un cazzo, scusa la parola, però se pensiamo a Pantani, Casartelli che ha vinto le Olimpiadi e poi ci ha lasciato, Casagrande, Bartoli, Guerini, sono veramente tanti corridori 70 che insomma hanno fatto pagine epiche di quello che era il ciclismo dagli anni 90 a cavallo dagli anni 2000. Tra l'altro voglio ricordare una cosa, classe 70, quindi parliamo di un certo Marco Pantani, che tu hai battuto nel Giro d'Italia dilettanti. Quindi io vorrei capire anche adesso da te, spesso nei dilettanti si è sempre in competizione, cioè i migliori sono quei 10 corridori che comunque si evalgono più o meno, però poi nei professionisti a volte ci sono delle specializzazioni, no? Ognuno prende magari una strada e un ruolo nei team. E abbiamo visto comunque un Pantani fortissimo nei grandi giri. Tu sei andato sempre forte nei grandi giri. Tra l'altro, tu hai fatto 13 giri d'Italia, 4 tour, 2 vuelte, 5, ecco, ho sbagliato una. Però sei stato uno di quelli che magari non ha lasciato il segno come magari nei dilettanti. Ecco, cos'è la difficoltà che si affronta quando si passa poi al professionismo? Difficoltà sono tante, si parte prima cosa a livello psicologico, il fatto di passare professionista, ovviamente quando ci sono delle grandi aspettative nei confronti di chi nei dilettanti, negli under, ha fatto tanto, è chiaro che la pressione è alta e lì subentra il fattore psicologico che è più importante quanto l'aspetto fisico. Cambia un po' tutto, nel senso che poi ovviamente i chilometraggi sono diversi, le gare non sono, vedi, qua dietro c'è la maglia rosa, non so se si vede, di Sì, quando sì. io tiro dei dilettanti, erano 10 tappe, mentre nei professionisti sono 21 tappe, chilometraggi diversi, lo stress, una serie di cose che comunque poi ti portano un pochino a trovare il tuo ruolo. Trovarlo prima possibile, chiaramente, perché poi tanti talenti abbiamo visto passare al professionismo e smettere dopo 2 o 3 anni, e questo è perché comunque magari non si riesce fin da subito a capire qual è il tuo posto in gruppo, se fare il gregario, se fare comunque il capitano, fare la corsa, e di conseguenza insomma cambia un po' tutto, cambia un po' tutto. È chiaro che poi abbiamo visto, dicevo prima, Bartoli, Casagrande, Casartelli, Guerini, hanno Pantani, abbiamo già detto, hanno comunque fatto sicuramente un po', come dicevo, la storia del ciclismo, e di conseguenza i valori si sono poi riproposti. Ma non è così per tutti. Qualcuno passa veramente magari con un palmarès tra gli under e poi non riesce a trovarsi, i ritiri sono molto più lunghi, per cui si rimane fuori casa per più tempo. Insomma, cambia la musica. Allora, io oltre a parlare anche di te e dei risultati che tu hai fatto, perché comunque per quanto se ne possa dire hai fatto dei grossi risultati, allora, voglio fare un attimino un passaggio. Io ti metto una foto e a queste foto tu mi fai un commento e anche un ricordo, ok? Va bene, questa è una sorpresa, non l'avevi detto. Diciamo che stasera ti ho fatto più di una sorpresa. Allora. Vai. Qua è una foto a cui tengo molto, si vede qua dietro, credo. Bravo. Qui è una foto con Marco, una delle tante foto con Marco, ma questa è una foto a cui tengo particolarmente. Sai, si parla degli anni 2000, per cui a livello di tecnologia non è sicuramente come oggi, telefonini, video e quant'altro, ma ti posso dire che lì abbiamo passato una mezz'ora abbondante in una situazione di corsa tranquilla, dove veramente ci siamo divertiti, siamo andati oltre il ciclismo, abbiamo parlato di tante cose e purtroppo la foto è ristretta, ma ti posso assicurare che Pantani sappiamo, correva spesso in fondo al gruppo. E ogni tanto, spesso anch'io andavo dietro nei momenti di calma. Piano piano arrivavano tutti, perché comunque dietro al gruppo c'era veramente lo show. Lo show. Ecco, Di Marco, vogliamo raccontare qualcosina anche del Marco corridore che magari tu in intimità, perché tu ci hai corso da dilettante, da professionista, avevi sicuramente, credo, un canale preferenziale. Quindi un aneddoto
legato alle gare che hai vissuto con lui, magari anche in gara, in qualche episodio in cui magari ti ha potuto favorire oppure hai fatto tu qualche favore a lui. Quanto tempo abbiamo? Vai, uno di 2 minuti, dai. No, beh, sono tanti. Allora, ti posso dire, la prima volta che ho conosciuto Marco era in una conoscalata, dove si iniziava un po' a fare fuori provincia. Le conoscalate erano spesso in Toscana, dove c'erano un po' tutte le categorie, allievi, juniores, dilettanti. E mi ricordo che poi, dopo la conoscalata, usciva l'ordine d'arrivo, la mettevano in bacheca. E io ero lì che avevo visto che ero arrivato secondo, terzo, adesso non mi ricordo bene, e c'era Marco che bestemmiava, non c'era il suo nome, e non l'avevano messo nell'ordine d'arrivo perché c'era stato un problema di cronometraggio, c'era la moto davanti, ed era incazzato con la bestia perché lui ha detto, vabbè, ma dai, tanto non è che si vince questa cosa, fa, no, non è che mi interessa sapere che cosa avrei vinto, voglio sapere il tempo perché voglio confrontarmi con i migliori scalatori del nord, perché comunque si parla comunque di Toscana, arrivavano dal Veneto, la Lombardia, Emilia Romagna, eccetera. E quello mi ha fatto capire subito il carattere di Marco, no? Che era lì abbastanza cupo, teso. Poi se vuoi te ne racconto un altro che è legato a filo diretto con un altro episodio. Allora, Giro d'Italia del 90 ho vinto io con Marco che è arrivato terzo. Giro d'Italia del 91 vinse Casagrande, Marco arrivò secondo, io arrivai a memoria, quinto. E nel 92, dopo la tappa di Cavalese, avevo un bel vantaggio, un grosso vantaggio, se vogliamo, su Marco. E mi ricordo la mattina quando è arrivato, perché poi in gruppo si conosceva tutti, gli ho detto, dai Marco, accontentati, anche quest'anno farai il podio. E lui mi disse, Belù, oggi allaccia la cintura di sicurezza. Ma me l'ha detto con un tono, con una faccia, che sai, al momento sono rimasto un po' così. Poi, ragionando dopo, insomma, attaccò subito, va di fiemme, si andava sul passo sella. Io naturalmente volevo demoralizzarlo, stare subito a ruota, fargli capire che comunque non... E lì mi andò in crisi non solamente fisica, ma anche psicologica, tant'è vero che poi lui vinse quel giro e io non arrivai, credo, nemmeno nei primi 5. E nel 98... quando poi vinse Giro e Tour, anche lì mi ricordo Pantani all'inizio che non era brillantissimo, prese 50 secondi nel prologo di Nizza, prese poi una bella legnata, se non ricordo male, a Lago Laceno, umiliato se vogliamo nella cronometro di Trieste, dove Zulle, che era mio compagno di squadra, addirittura partiva 3 minuti dopo, lo andò a prendere e gli diede ancora 50 secondi. E anche lì la partenza del tappone, gli ho detto, dai, cazzo, vabbè, stai andando forte, dai. E lui mi disse, Belù, di a quattro occhi oggi di allacciare la cintura. E mi ricordo che poi sulla marmorata, quando attaccò Marco, io cercai di fare il passo per Zulle, ma anche lui, come nel mio caso nel 92, andò in crisi, non solamente fisica, ma psicologica. Marco era, allora... un uomo che amava soprattutto i grandi avvenimenti. Poi se vuoi posso fare un altro aneddoto del Marco che aveva già iniziato ad avere difficoltà. Amava i grandi eventi e riusciva ad esaltarsi nei grandi eventi. Difficilmente vedevi Pantani essere competitivo nelle gare minori. Lui sentiva quella carica che il pubblico gli dava quell'adrenalina, voleva veramente lasciare il segno. E questo è quello che gli ha fatto fare la differenza nel ciclismo. Grazie di questi bellissimi ricordi, perché io so che tu l'hai vissuto in pieno. Tra l'altro io ero dilettante quando ho assistito alla tappa del Laceno, sono venuto quel giorno lì a vedere la tappa, che era qua in Campania, e ho dei bei ricordi all'epoca. E voglio dirti anche una cosa. La prima volta che io ho incontrato Vladimir Belli, tu non lo sai perché non te lo ricordi assolutamente, è stato grazie al collaboratore della SIC, che era un certo Jair, che tu te lo ricordi bene, Jair, che praticamente mi portò a fare questa salita verso la Ventolosa, lì a Bergamo, dove c'era il...
Sì, bravo, quella lì. E ti abbiamo incontrato in un negozio di bici sulla strada e tu eri lì con la divisa della Lampre e mi ricordo appieno che era una delle prime volte che incontravo poi un professionista da vicino e ci siamo presentati lì per lì e mi è rimasto impresso questo flash. Oggi ci pensavo, ho detto guarda, stasera lo devo dire a Vladimir perché era il 99, 99. Prima perché Lampre 98 allora, 98-99 può forse essere? vabbè quello che è stato dai non andiamo Sì. indietro troppo il tempo che Sì. capisco la casa che non ci siamo più tanto con la memoria che gli anni va bene. Certo. Allora, Vladimir, ti faccio vedere un'ultima foto di un altro corridore e poi parliamo di te. Un certo Lance Armstrong. Sì, allora non so se si vede. Allora, vediamo un po'. Non mi Dov'è dire che è? che ce l'hai. Si Eccola vede? lì, sì, tu davanti e lui dietro. Esatto, io in maglia gialla del Giro della Svizzera e lui poi il Giro della Svizzera lo vinse poi. E poi c'è un'altra ancora con Armstrong qua. Sì. E anche qua, vabbè, non amo molto parlare di Armstrong perché comunque sicuramente non ha fatto del bene al ciclismo. No, ma io Anche qua. vorrei proprio un commento breve su di lui da avversario e da ciclista, non da commentatore. Allora, l'americano? Sì. Americano? Già. Da come te l'ho detto, ti fa capire un po'. In gruppo ovviamente era non da tutti amato per il comportamento, per l'atteggiamento, per anche l'arroganza che aveva nei confronti degli avversari che considerava inferiori. Con me devo dire che è sempre stato corretto, anche perché qua io l'ho conosciuto nel 91, quando vinse la settimana bergamasca, quello nazionale era qua a 3-4 km e non conoscevano bene le strade, ma aveva chiesto all'albergatore di portarli un po' in giro. Io arrivai terzo in quella settimana lombarda. Siamo sempre rimasti poi in amicizia, diciamo anche in gruppo, però a livello umano. Diciamo che a differenza di altri corridori che comunque vincevano e hanno vinto, sono rimasti sempre comunque umili, lui man mano passava il tempo, diventava sempre più arrogante, anche se questo non è il termine giusto, corretto. Ecco, questo è importante perché a volte, sai, noi leggiamo spesso commenti dai giornali per quello che si riporta, però avere una testimonianza di chi l'ha vissuto in diretta credo che avvalori un pochino quello che è poi la realtà dei fatti. Ecco, arriviamo a Vladimir. La storia che parla Simeoni ne sa qualcosa, la dichiarazione che ha fatto al Mont Ventoux, che era lampante a tutti, che comunque era più forte, che ha fatto vincere Marco, però come giustamente Marco disse, io quando faccio regali non vado a dire che faccio regali. Tanto è vero che gli ha dato una carica emotiva fortissima e secondo me una delle vittorie più belle è stata quella di Courchevel dopo 2 giorni. Perché è stata una vittoria da parte di un corridore che in quel momento non era il più forte, iniziava già ad avere qualche problema, però veramente gli ha fatto tirare fuori tutta la rabbia che aveva e lì ha dovuto lasciarlo andare, dando dimostrazione che sì, Mont Ventoux l'aveva fatto vincere, ma Courchevel comunque gli ha tornato pan per focacci con gli interessi. Bravo, e sono d'accordo su questo commento. Allora, Vladimir, parliamo di te, corridore. Allora, qual è stato l'episodio che praticamente ti ha fatto un pochino farti conoscere un po' nel mondo del professionistico, no? Quando è che hanno cominciato a capire Vladimir Belli, che comunque era sempre nei primi, no? Quando è che hai cominciato a prendere anche quel peso nel gruppo? Perché tu eri uno che aveva molta personalità nel gruppo.
Ma allora, devo dire che fin da subito al passaggio al professionismo ho capito subito che avevo qualcosa di interessante. Cosa vuol dire? Sono passato dopo il blocco olimpico del 92, prima gara giro del Portogallo, subito un secondo posto. Poi lì l'estate non ero andato benissimo nelle prime gare tra i prof. E mi ricordo questo aneddoto quando Algeri mi disse: guarda, sei giovane. Vai tranquillo, finiamo la stagione a settembre e poi ricominciamo l'anno prossimo. E mi ricordo che avevo già iniziato a fare la preparazione invernale. Io fortunatamente partendo da casa ho subito una salita che arriva ai 1100 metri, per cui non devo spostarmi più di tanto. E avevo già iniziato ad andare a piedi, a fare le mie camminate in montagna, come ho sempre fatto e continuo a fare adesso e continuo a consigliare ai miei corridori, ovviamente per quelli che hanno la possibilità. E mi ricordo che poi Algeri a fine stagione mi chiamò per dirmi di partecipare al trittico, diciamo, finale, Milano-Torino, Giro del Piemonte, Lombardia. Mi ricordo che gli dissi: sì, ma Pietro, guarda che io in bici è un mese che non vado, sì, ogni tanto uscivo, facevo, ma no, non ti preoccupare, siamo un po' a corto di corridori, vieni, parti, dove arrivi, arrivi. E mi ricordo che già alla Milano-Torino riuscii comunque ad arrivare nel primo gruppetto di 20 corridori. Giro al Piemonte, mi ritirai il rifornimento, un ritiro, se vogliamo, concordato con la squadra. Perché comunque avevamo visto che potevo essere d'aiuto ai compagni a Lombardia. Lombardia, 270 km, tempo classico, la classica delle foglie morte, e mi ricordo che arrivai poi il 13º, vinse Rominger, arrivammo dietro in un gruppettino, facevo in apertura molto veloce, per cui arrivai, credo, ultimo nel gruppettino, però in una gara come Lombardia, rimanere davanti, con 3.500, 4.500 metri di dislivello, mi aveva fatto capire che insomma c'ero. Ma subito nel 93, poi al Giro d'Italia, protagonista, ho messo la maglia bianca di miglior giovane, ho finito 13º in classifica, diversi piazzamenti. Iniziamo a vedere da vicino quelli che erano i campioni che avevo visto fino all'anno prima in televisione. Mi ricordo l'emozione nel 93 di pedalare vicino Indurain. Io cercavo di rubare il mestiere, di stargli a ruota, di guardare com'era. Poi arrivavano le montagne, e poi nell'ultima accelerazione magari qualcosa perdevo. Però comunque arrivare 13º, il primo anno, diciamo, del mio giro, ha fatto capire che insomma non ero così lontano. Bisognava ovviamente migliorare, maturare. Però dai, già nel 94 devo dire che è stato un anno molto importante per me. Ti posso raccontare questi due o tre episodi se abbiamo tempo. È certo che lo abbiamo. Capitello Matese, una tappa con arrivo in salita, una tappa con un caldo micidiale, una tappa di 230 km. C'era Argentini in maglia rosa e mi ricordo che la tappa non prevedeva grandi montagne, ma a dislivello ce n'era parecchio. Una gara tirata, siamo arrivati poi ai piedi di Campitello Matese e lì ci fu l'attacco di Argentin volto ad aiutare Berzin. E lì gruppo che si è rotto in mille pezzi. E mi ricordo che io stavo bene, ho seguito Berzin. A un certo punto, dopo due o tre tornanti, eravamo io e Berzin che si, insomma, lui cercava di staccarmi, io cercavo di stare a ruota, guardando dietro e vedere Indurain staccato, Pantani che era staccato, Bugno, Chiappucci, tutti gli altri corridori, vedere anche la maglia rosa argentina, un mito se vogliamo, per i giovani che l'avevano visto vincere le classiche mondiali, mi aveva dato un grande morale. Per cui terzo posto poi a Lago Laceno. E poi l'impresa che tutti ci hanno fatto conoscere Marco, l'impresa della Prica, anche lì una tappettina, niente di che. Si faceva lo Stelvio, prima dello Stelvio una salita di 7-8 km, però l'avevamo fatta piano. Stelvio si scendeva, si faceva poi il Mortirolo, si scendeva, si faceva la Prica, si scendeva, si faceva Santa Cristina e poi si arrivava alla Prica. E mi ricordo che a un certo punto, anche qua una cosa simpatica che non tutti sanno,
Mi ricordo che a un certo punto, all'inizio della salita, c'è stato un momento di calma, io avevo provato ad anticipare, e è arrivato poi Marco, insieme a me c'era Chiappucci, e correvano tutti e due la carrera. È arrivato Marco, e ovviamente il capitano era Chiappucci, arrivava da anni dove comunque, sai, tappe al tour, maglia qua, era un personaggio, il diavolo, che entusiasmava gli italiani. E mi ricordo che Chiappa aveva chiamato Marco, ma anche qua Marco aveva tirato dritto, rischiando, se vogliamo. E poi io ho avuto qualche problema in discesa, ho scollinato davanti all'Indurain, ho perso le ruote in discesa e poi arrivai terzo. Secondo arrivò Chiappucci, terzo arrivai io, però anche lì, dopo una tappa come questa, insomma, secondo anno tra i professionisti, avevo capito fin da subito, dai, di avere qualcosa, anche se comunque la mia maturazione poi non è continuata allo stesso passo di altri corridori che abbiamo citato in precedenza. Allora, dopo questo bel racconto, tra l'altro io dopo farò vedere un video su una salita importante, perché questo video per me, appassionato e da ciclista, uno, ha un legame affettivo, e due, secondo me è valso più di una vittoria dal mio punto di vista. Però voglio adesso far entrare una persona che di ciclismo ne capisce tantissimo, ma lui è veramente un esperto di ciclismo. Ciao a tutti, buonasera. Mi sentite? Sì, mi sentite? Io ti sento benissimo. Ok, ok, io vi... mi sento e vi vedo, per cui buonasera. Oh, ecco qua, ah, non avevi visto, Vlad? Eccomi. Ecco, buonasera a tutti, Fabio. Buonasera a tutti. Io stasera ho l'onore di avere qui tutto lo staff Eurosport, da Fabio Panchetti e Vladimir Belli, per commentare e parlare di ciclismo e parlare anche di Vladimir Belli in particolare. Fabio, subito, appena sei entrato, un commento su Vladimir Belli. E Vladimir Belli come corridore o come commentatore? Esatto, no, beh, come corridore lo sa, ha vinto meno di quanto avrebbe meritato, un po' perché non aveva lo spunto veloce, un po' perché è capitato anche nel periodo sbagliato, purtroppo, è la generazione del 70, è vero che lo coinvolgeva, però lo ha anche penalizzato, perché alla fine erano in troppi. Come telecronista io devo sottolineare, perché poi gliel'ho anche detto più di una volta, i miglioramenti enormi che ha fatto rispetto agli inizi, dove poi secondo me era già dotato in partenza, e soprattutto l'applicazione che ci ha messo, perché questo è assolutamente lodevole. Poi personalmente è la stessa che ho sempre messo io e che spero di continuare a mettere sempre, perché poi ogni telecronaca è un esame, è come una corsa, ogni telecronaca si riparte da zero, ognuno ha la sua storia, per cui la concentrazione, l'impegno, la tensione devono essere sempre gli stessi, e non ci si può veramente sedere sugli allori, come si dice, neppure a fare le telecronache, un po' come le corse. Come la vita. E tra l'altro, parlando di storia, caro Fabio, io so che tu, tra l'altro, ti eri anche cimentato come corridore in passato. Certo, sì, corridore, però verissimo, io ho corso nel 79, nell'80 e nell'81, per cui quando avevo 8, 9 e 10 anni, correvo per il mitico Cycliger by Bargenio a Firenze. Poi di sbagliato aveva la maglietta, perché sai che io ero già all'epoca, mi ero avvicinato al ciclismo semplicemente perché dovevo provare a essere come Francesco Moser, avevo preso questa fittonata pazzesca a 5 anni per Francesco. Purtroppo avevamo la Cycliger by, esattamente la maglia della Chic, che era la squadra di Saronnie. Forse che magari è questa la ragione per cui sono sempre arrivato ultimo, forse mi ha portato sfortuna quella maglia, sempre ultimi posti, purtroppo, insomma, già non sono alto ora, all'epoca ero veramente sottopeso, sotto altezza rispetto un po' a tutti quelli della mia età, per cui non esisteva la bicicletta della mia misura. Io avevo una bicicletta che aveva, diciamo, i rapporti erano la metà di quelli degli altri, per cui dovevo fare sempre il doppio della fatica. Forse era anche questa la ragione per cui più o meno mi staccavano sempre, ma a me non interessava, mi bastava
impegnarmi al massimo, e quello lo facevo sempre, avere la mia maglietta, fare la mia corsa, ero contentissimo. E pensa che mi dicono, perché questa non me la ricordo bene, che una volta sono stato battuto e anche doppiato, forse a Mercatale, da David Tani, che poi è stato, insomma, un buon professionista per qualche anno. Vero, non... Mercatale, che se no, Mercatale, se non mi sbaglio, il signore qui a fianco a te l'ha vinto. Lui lo ha vinto. Io invece, cioè, ancora ringrazio un signore che mi spinse su uno strappetto, se no ero ancora lì, dico, non lo finivo. E ricordo, ecco, un altro aneddoto, forse il più clamoroso, perché questo me lo ricordo benissimo, circuito per bambini, io ero, insomma, la categoria dei più piccoli, per cui erano due giri da 5 chilometri, dentro le mura di Massarosa. E premiavano un giovane, la giovane promessa, diciamo, del luogo, lo ricordo benissimo, era Mario Cipollini, aveva la maglia del GS Fanini, c'erano tutti, insomma, i Fanini lì attorno, ricordo che era già molto molto conosciuto. Poi io ricordo che all'epoca, almeno in Toscana, c'era un certo Gonfiantini che era una specie di Merckx, aveva una nomea pazzesca, però poi sentivo già parlare tanto di questo Mario Cipollini, che già corricchiava, insomma, ed era già forte. Vladimir, mi hai fatto una sorpresa. Adesso posso fare una sorpresa io a Fabio? Eccomi. Comunque ci vediamo, ci sentiamo praticamente tutti i giorni, a parte questo periodo che non abbiamo modo di fare telecronache. Però non è stato ancora a casa mia, qua nel bunker, il bunker dei ricordi. Posso fare una panoramica per farvi un po'? Devi farla. Io sono un patito di queste cose. Sapete che non sono particolarmente tecnologico, vedo se riesco a invertire. Lì vedo, vabbè, la bella maglia è quella del Giro Baby, bianca con il... Allora, sì, no, volevo invertire, però vado così. Partiamo dal supporto, questo qua è il Tour de France 2001, il premio della combattività. Combattività, Fabio, sì. Mi è arrivata una lettera da parte di un tifoso francese, e guarda cosa mi ha mandato. Sai che in Belgio e in Francia c'è una grande passione per le cartoline, le foto, e vuole tutte queste cartoline, foto autografate. Dal Belgio, vedi. Prima, sì. Tutta la bacheca con un po' di foto, un po' di numeri più significativi, la vittoria di Camaiore, eccola là. Sì. Questa qua, la maglia qua del Delfinato. Certo, esatto, questa sì, è Delfinata, no? Rovesciata rispetto a quella del Tour. Invece che bianca e rossa è... Qua sopra un giovane belli con i capelli. Poi qua abbiamo qualche articolo, ma attenzione che adesso arriva un pezzo forte. Poi dopo, ecco, ho l'aneddoto anche per Raffaele, perché sono passati tanti anni, ma e alla fine sono andato a ricontrollare, e ora poi arrivo un attimo. Ehi, il leoncino, che bello il Tour de France. Io purtroppo ne ho seguito soltanto uno, quello del 2001, quasi tutto, insomma, quando era agli inizi con Eurosport. Un'esperienza indimenticabile. Poi, per carità, ho seguito anche il giro e ci siamo più legati, ma a me del Tour proprio ha impressionato la dimensione, tutto gigantesco, le strade, qualsiasi cosa. Esatto. Poi avete visto, o meglio vi faccio rivedere, queste qua sono le 5 medaglie del Tour, che davanti sono tutte uguali, mentre dietro c'è il percorso. Per esempio questo qua è il Tour del 2001 con tutte le tappe. Qui c'è la vittoria di Camaiore. Qui abbiamo, questo è un premio che mi fa piacere, perché comunque è la nuova carriera, premio Davide De Zan. Qui abbiamo altre due medaglie del Tour de France. Questa è una sorpresa per Raffaele. Questa è una coppa. Anche io ero pieno di coppe a casa, perché eravamo... noi eravamo pochissimi a gareggiare, ricordo che le coppe da regolamento si davano ai primi tre, tante volte gareggiavamo in tre, per cui arrivava una coppa gigantesca anche a me, che arrivavo ultimo, avevo la casa strapiena, ma erano tutte ultimi posti. Non vedo più Vladimir. Vladimir, ci sei?
Mi sai che comunque è poco tecnologico, ci sei? Metti il telefono posizionato. No, ma anche per eccolo, poi... eccolo, eccolo Vladimir. Eccomi qua. Sì, perché poi sono qua nel bunker. Allora, qua abbiamo... Va bene, questa qua è la candina di quella che dicevo prima, qualche maglia attuale di professionisti che sono venuti a fare la biomeccanica, capodarco. Capodarco. Prima, eccola, sì. Una bella maglia gialla del Giro della Svizzera, ma guarda che chicca, il cappellino della CCP. Questa... cappellino dell'Unione Sovietica, questo esatto. Cimelio massimo, Cimelio super questo. Questa qua la maglia, maglia dell'Italia, vecchio stile con maglia che poi Fantani che la tappa che si diceva prima mi ha tolto dopo la prica dopo Portirolo. Qui abbiamo Giro del Trentino, prova chicca è questa. Vediamo se allora, qua abbiamo la maglia, ok, della Mercatone 1, originale, con dietro tirata. E questa è la maglia che andrà direttamente a mio figlio Marco, un giorno. E poi l'altro hai visto, prego, per la biomeccanica, eccoli. Con il mio cavallo. Così Fabio, finalmente ti ho fatto vedere un po' di cimeli anch'io. Poi adesso anche volendo, vero, è un po' complicato ora. Adesso magari un po' meno, ma per ora era impossibile vedersi, però ci siamo, questo possiamo dirlo, ci siamo sentiti molto spesso in questo periodo, perché come si dice, chi vive in Lombardia è forse ha un'altra percezione, ma tutti e due piuttosto coinvolti, insomma, lui nella Bergamasca, io a Milano, anche a Milano non è che sia messa bene, al di là di quello che si sente dire su questo virus, per cui insomma abbiamo vissuto con un po' di sana paura addosso, poi dopo un po' ti ci abitui, anche se il rischio c'è ancora ti ci abitui, ma all'inizio è stato molto pesante qui in Lombardia. Hai visto anche la maglia di Aerosport? Certo, io no, di quella non sono degno, ora è anni che non vado in bicicletta, però ho ripreso a correre, sto andando a correre da più di un mese e non salto un pomeriggio, corsette, non troppo, ma magari risalgo anche in bici, chi lo sa. Allora, se mi permettete, voglio mandare in onda un video che poi vi farò commentare, perché per me quando ho ricercato questo qualche immagine l'ho veramente sentito quasi mio questo video. Ora lo mandiamo. Allora, qui anno sì, ho capito. Anno 1987 con il sottoscritto che passa. No, 97, sì, 97. Primo... Sì, sì, 97 con il sottoscritto che passa primo sul passo del Mortirolo. E la tappa la vince Pantani, no? No, Pantani, Gatto. Giusto. Era Malfitana e la tappa la vinse Tonkov con Gotti in maglia rosa che poi vinse il giro. Era la penultima tappa che ho fatto un dritto in discesa che... mi è andata anche bene in quell'occasione. E peraltro, e non sai c'era che. Nessuno a vedere. L'ho ricommentato oggi il Mortirolo. Hai visto con Eurosport stiamo insomma ricommentando in parte alcune tappe del passato. Poi in realtà è una rubrica con un magazine un po' più grande. Oggi mi è toccato di nuovo. C'era il Mortirolo del 2015. Un numero, mamma mia, un numero pazzesco di Contador. Lo guardavo infatti ricommentando e dicevo, ma forse. Contador come è andato forte in salita quel giorno poche altre volte. Cioè, 50 secondi li presi a metà Mortirolo e lasciò lì Aru, una cosa pazzesca. Allora, sai che io sono un appassionato di numeri.
ho guardato oggi, ho seguito, avevo già guardato, sì, sicuramente una prestazione, però secondo me non è andato come in altre occasioni. Chiaro che comunque non c'era nessuno a vedere la tappa, eh? Sì, è vero, mamma mia, sì, un oceano di gente, viene un po' di malinconia, ecco, quello devo dirlo, quando a rivedere certe scene viene un po' di malinconia, perché ci sarà da aspettare, ahimè, credo un bel po', per rivedere tutta questa gente sui bordi della strada, però è così. Sì, guarda lì, qui speriamo di tornarci, però ho detto, bisogna accontentarsi anche, ecco, io metto le mani avanti, mi accontenterei assolutamente, non ne farei un dramma anche di vedere un finale di stagione, magari anche tutto a porte chiuse, capisco che non sarebbe il massimo, ma ripeto, con i tempi che corrono sarebbe un grande segnale comunque se il ciclismo riesce a ripartire, perché ci abbiamo il calendario, ci abbiamo tutto, ma è tutto assolutamente provvisorio, lo sanno ovviamente anche gli organizzatori, lo sa anche il Tour de France, siamo nelle mani, insomma, del signore di questo virus, bisogna sperare davvero che le cose migliorino costantemente, perché se no resta sulla carta il calendario che hanno varato, che è anche bellissimo, se vogliamo. Abbiamo detto in tempi non sospetti Tour di Taiwan, ti ricordi? A Taiwan, lo dicevo oggi, 5 marzo. Lo dicevo oggi a Raffaele, quando ci siamo sentiti nel pomeriggio, io e te eravamo terrorizzati perché in Italia nessuno muoveva una foglia, anzi Brindisi e quant'altro, inviti a riaprire tutto, come se niente fosse. C'erano già i primi morti, i primi casi, e ti ricordi a Taiwan avevano 3 casi, avevano tutto sotto controllo, insomma, perché poi avevano già le informazioni anche loro, essendo comunque legati alla Cina, non ce n'era uno per strada senza mascherina, non ce n'era... e ce n'era di gente, ma nemmeno a cercarlo, e da noi invece non ce l'avevano, da noi l'avevano i cinesi, la mascherina la portavano in quel periodo tutti, da me anni guarda, sì. Tutti, qualcuno aveva già chiuso le attività e noi non capivamo no, ci avevamo visto lungo perché avevamo già detto sì, io e Ted, sì, ti ricordi un pomeriggio in redazione, sì. Io ero preoccupato e dissi che secondo me saltava per aria tutto, e infatti ora vediamo. Un giorno scopriremo, la verità. Lo scopriremo. Sì, per adesso stiamo scoprendo purtroppo solo le conseguenze, ecco, quelle purtroppo sono una certezza. Ma ritornando adesso a questo video bellissimo, allora, sì. Mortirolo. Allora, innanzitutto non c'era nessuno a vedere la tappa. No. Hai visto? E qua dopo voglio anche argomentare una osservazione che ho fatto io, in cui tanti sono contro, no? Sull'idea di far pagare, soprattutto in questo periodo di crisi. È vero che il ciclismo è uno sport popolare, però io, siccome credo che il pubblico e l'appassionato sa del periodo che stiamo vivendo, a volte anche un euro simbolico, credo 3 chilometri di finale di un Mortirolo, migliaia e migliaia di spettatori, potrebbe essere un bel contributo, perché non ma si certo, sa ma anche 5 euro, che non sono tantissimi, io cioè, ci avevo pensato e visto il periodo, se questo può essere un aiuto, insomma, per gli organizzatori, perché no, non ci vedrei niente di male, poi magari ecco, dice meglio se la misura non resti standard, ma al Giro delle Fiandre paghi per andare, se vuoi stare nei posti giusti, per cui non sarebbe mica un delitto, chiaro, un conto, bisogna vedere quanto chiedi, ma ripeto, se uno chiede ecco 5 euro, ma sarebbe un'iniziativa ecco benvenuta visto il periodo, assolutamente. A me fa piacere che tu la pensi così, Fabio, perché tu poi vivi tanto di sport, sei un tecnico anche del pugilato, di altri sport, però ecco, in tutti gli sport c'è il ticket, diritti d'immagine e quant'altro. Noi, non lo so perché, siamo lo sport un po' più debole sotto vari profili. Sì, sai, anche come si dice, uno dei punti, diciamo, uno dei cavalli di battaglia, nel ciclismo non si paga, però ripeto, visto il periodo si potrebbe fare, io credo che poi gli appassionati capirebbero la cosa e magari qualcuno dà anche più dei 5 euro richiesti, e la passione che hanno gli appassionati del ciclismo è qualcosa di incredibile, insomma, stanno ore e ore a aspettare
i corridori per vederli un attimo, eppure nessuno si lamenta, insomma è così, per cui io sono proprio d'accordo con te, Raffaele, ma a piene mani. Sì, ovvio che non si può pensare di far pagare in tutte le tappe, perché diventa certo complicato, però diciamo che Zoncolan, Mortirolo, Pordoi, salite dove comunque gli appassionati arrivano a migliaia, credo che non ci sia nessun problema. Grande Corones, corre delle finestre. Qua, esatto, proprio, ma perché no? È chiaro, bisogna dare anche dei servizi, bisogna dare anche qualcosa in più rispetto a quello che adesso c'è. Fatto comunque, non so, il Giro delle Fiandre, con Fabio abbiamo parlato più volte, il fatto che ci siano delle band musicali piuttosto... C'è di tutto, anche per la Gant... Anche per la Gant Wevel, che mi fanno, no, affitti il palco, ti portano lo spumante, le tartine, se vuoi anche il pranzo, se lo prendi dalla mattina alle 11, cioè, sì, basta avere le idee. Tra l'altro, esatto. Guarda, se proprio vogliamo dirne una, tutte queste grandi classiche sono sempre anticipate da una tappa amatoriale, che quindi porta un pubblico internazionale. E questo potrebbe essere anche un'idea di fare con i grossi giri, ma soprattutto col Giro d'Italia, anticipare il giorno prima con una tappa amatoriale, dove sappiamo che il mondo degli amatori porta veramente tanto business a questo settore, e perché no, facciamo contenti non solo gli amatori, ma comunque riusciamo anche a dare un contributo, sarebbe una possibile idea. Guarda, Fabio, d'accordo anche su questo. Noi abbiamo commentato la London Classic. Bravo, una giornata di sport, ciclismo, due ruote, a tutto tondo, dai bambini senza i pedali alle gare con le graziele, vestiti in giacca e cravatta. Le Brompton, sì, sì, fantastica, sì, in giacca e cravatta. Una serie di eventi che comunque fanno sì che la gente, insomma, vada anche volentieri, perché va bene che l'appassionato va per vedere i grandi campioni, però quando rimani 3, 4, 5 ore, vedi passare i corridori in 30 secondi o 3 minuti, quello che è, se prima gli dai modo di divertirsi, di vedere qualcosa in più, diventa anche più piacevole, coinvolge anche altre persone che magari non sono strettamente così appassionate al ciclismo. Bisogna creare l'evento, bisogna creare semplicemente l'evento, ma questo ne abbiamo parlato anche con Fabio più volte, anche certo, per quanto riguarda il mondo giovanile, perché ci troviamo veramente a vedere delle gare dove ci sono chi monta le transenne, i parenti e i quattro anziani che vogliono vedere l'arrivo. Se tu crei comunque un evento, allora richiami il pubblico, gli sponsor arrivano e si riesce a rilanciare un po' il ciclismo, perché dobbiamo dirlo, certo, il ciclismo italiano a livello di organizzazione è in grossa, grossa difficoltà. E poi sai cosa ti dico? Che visto il periodo, io credo che proprio nei momenti di emergenza e di difficoltà a volte vengono fuori le idee migliori, e questo è uno di quei periodi in cui, diciamo, tutti gli addetti ai lavori del mondo del ciclismo ci devono pensare e devono farsi venire qualche idea, perché insomma è così, questa è una specie nel suo piccolo d'ingegno. È un piccolo dopoguerra, diciamo, è il nostro dopoguerra, per noi che non abbiamo vissuto la guerra mondiale, credo che se ne stiano tutti accorgendo, le conseguenze economiche non possono che essere devastanti, questo è poco ma sicuro, per cui bisogna ingegnarsi, aguzzare l'ingegno, e noi stiamo parlando di ciclismo, per cui speriamo che questo succeda. Io, ecco, risottolineo la bontà, Raffaele, delle due idee che hai proposto, Ed è bello proprio che poi, tra l'altro, da queste dirette, con questi incontri parlando di ciclismo, possono venire fuori delle idee, magari può anche capitare che chi ti ascolta possa contribuire magari a un progetto futuro, perché a volte tra tutti quelli che visualizzano le nostre dirette, che magari seguono, ci sono tanti appassionati, ma ci sono tanti sponsor, tanti imprenditori. Certo, questo è il momento. Sì, come nessun altro momento. Allora, voglio dire un'altra cosa. Qualcuno ha chiesto a Vladimir Belli quando hai smesso. Ovviamente posso rispondere io, dopo che ha corso con me in squadra, voleva prima chiudere la carriera con un certo Raffaele Liano.
E però voglio chiedere adesso a Vladimir Belli, siccome adesso lui ci dirà, perché comunque oggigiorno lui, oltre a essere commentatore su Eurosport, opinionista, si occupa di allenamento e biomeccanica come me, anche io nel 2004 ho scollinato il Mortirolo per primo in memoria a Marco Pantani, quindi c'è un bel trofeo in casa con tanto di dedica della famiglia Pantani. E quando ho visto questo video di Vladimir mi sono sentito in maniera molto molto piccola, ti dico la verità, però molto vicino a questa cosa, perché posso dire, nei piccoli ricordi da professionista, di aver messo comunque una ciliegina, come dice Vladimir, no? E poi ma è prego, prego Vladimir. Bodoro, via, dai. Sì, eh. No, poi una, no, un'altra al Bodoro. Sì, eh. un'altra ciliegina l'hai messa, perché ci ripensavo oggi pomeriggio, ricontrollato, sono stato io a commentare su Eurosport la tua vittoria alla Tirreno Adriatico, non eravamo in diretta, ricordo che la commentai in differita, per cui credo nel tardo pomeriggio ero io la voce di quella vittoria, e poi me lo ricordo che c'eravate te e Axelson, attaccaste in 5 e in 6, ci fu una volata un po' strana, si toccarono Riccò e Gerdeman, te però insomma alla fine hai battuto comunque Gasparotto, al di là dell'incidente tra Riccò e Gerdeman, poi insomma gli incidenti fanno parte del gioco, però sei stato lesto, accidenti. Però ti dico questo, quel giorno, credimi, parlando adesso con Vladimir di VAT e di preparazione, posso dirti che veramente quel giorno era la mia giornata. Poi sai, dietro tu ogni vittoria c'è sempre un pizzico di fortuna. Però il giorno dopo la Tirreno Adriatico, quando sono ritornato... Ragazzi, io ho perso il volume io. Non mi senti, Vladimir? Non ci senti più? Ho perso il volume. Noi ti sentiamo. Prova... Noi ti sentiamo benissimo. Prova a entrare e uscire, Vladimir, nel caso. Prova a entrare e uscire. Ora? Mi senti? No, mi sa che siamo... Io ho perso il volume, non sento più. Allora, fai una cosa, prova a entrare e uscire. Allora, ti mando un messaggio su WhatsApp. Ti mando più un messaggio. La tecnologia, bisogna aver pazienza, però ci ha aiutato, non ci fosse stata... Insomma, la tecnologia non... Vediamo un attimino se lui riesce a capire. Ok, è uscito, magari adesso a rientrare. Ecco, ti volevo dire, quando sono ritornato a casa dopo quella Tirreno, in allenamento ho incontrato un certo Michele Bartoli, e la prima cosa che mi ha detto, e quindi la prendo veramente per uno che quando commenta o ti dà un consiglio, per me è legge, perché sono quelli che poi hanno fatto il monumento del ciclismo, mi ha detto: guarda, il commento di Riccò dopo la tappa è stato inutile, perché ho analizzato la volata, non avrebbe mai vinto, perché quando tu sei partito, cioè io quando sono partito in volata, ho guadagnato subito 20 metri rispetto a Gasparotto, ma lui l'errore che poi ha fatto era in ultima posizione, quindi era già molto arretrato, quindi al di là dell'incidente che poi ha avuto, ha detto Michele, guarda, anche proprio fisicamente parlando, in una volata del genere su 200 metri non puoi più recuperare 30-40 metri, è praticamente impossibile. Ma poi Raffaele hai comunque battuto uno come Gasparotto che tutto era tranne che fermo, cioè due Amstel Gold Race, ma al di là di quelle ci ha vinto un campionato italiano, no? Con una volata giovanissimo e convulsa, per cui no, sei andato molto forte. Io non ricordavo che avevi vinto una corsa che forse, e poi è sparita, il Giro del Lago Maggiore, il Gran Premio CNOR nel 2003. Sì, infatti. Io eccolo. Purtroppo ci senti? No. Non vi sento più. Neanche adesso ci senti? Però credo che sia una questione di linea, Vladimir. Strano che non ci senti? No, mi pare di no. Io, ecco, grazie a questo periodo ho scoperto, ecco, di avere un ottimo computer, in realtà un'ottima connessione, e devo ringraziarlo, perché insomma abbiamo scoperto che si possono fare, quando è necessario, le telecronache in qualche modo anche da casa. Non facilissimo, credo che chi lo sta provando, e poi insomma non, siamo in tanti a provarlo, credo in tanti canali, si rende conto
che non è facilissimo concentrarsi al massimo, non nello studio, insomma, in camera. Gli vorrei suggerire di andare magari dove c'è più linea in casa, perché questo è un problema di linea. Quando la linea è debole, magari perde il... Ora sta riprovando, credo. Ora sta, sì, forse. Ora valutiamo. Comunque il Gran Premio Knorr là in Svizzera, anche lì abbiamo affrontato, eravamo in fuga in una decina e poi sull'ultima salita ho staccato tutti e riuscì a vincere da solo. E quella è stata una bella gara. Direi proprio di sì. Comunque detto, le tue soddisfazioni te le sei tolte. Poi insomma anche la classifica dell'Intergiro al Giro d'Italia, mille fughe, e magari credo forse l'unico rimpianto è che non sei riuscito a vincere una tappa al Giro. Guarda, col ciclismo di oggi sicuramente avrei avuto molte possibilità, perché poi ero anche uno veloce. Il discorso è che in quel periodo era più bloccato, certo. Tipo la Fassa Bortolo che con Petacchi praticamente vinse 11-12. Allora tu pensa che io nel 2004 su 20 tappe del Giro d'Italia e 2 cronometro, quindi praticamente su 18 tappe, ne ho fatte 12 in fuga. Vedi, infatti sì, ricordavo che c'eri mille volte in fuga, però sì, a quel tempo c'erano i treni veri, c'era la Fassa Bortolo di Petacchi, non so se hai trovato, hai trovato ancora anche il treno di Cipollini, sì, li hai trovati, anzi, tutti e due, per cui uno che è già al massimo, l'altro ci è arrivato proprio negli anni in cui correvi te, al massimo Petacchi, su quello era già. Adesso ci sente, mi sa, Vladimir. Sì, esatto. Ce l'ho fatta. Allora ti voglio passare subito la palla, perché allora Vladimir oggi fa il mio stesso lavoro come allenatore e biomeccanico. Parliamo un attimino di watt, di prestazioni, di come è cambiato il ciclismo in questi anni, analizzando proprio il Mortirolo. Quindi diamo un po' qualche numero, qualche VAM, qualche FTP di qualche corridore. Ecco, vai Vladi. No, beh, allora adesso sinceramente la VAM non l'ho calcolata, credo che siamo attorno ai 1800, una VAM molto alta. Il record io avevo fatto 43.10, il record è attorno ai 43.6, diciamo che i tempi sono quelli. I tempi adesso sono molto più alti. Cos'è cambiato? E anche qua posso raccontare un aneddoto divertente. Cos'è cambiato? Che ai nostri tempi, o meglio, ai miei tempi, si usava il 39.25. E io mi ricordo che nel 94 arrivai proprio il giorno prima del Mortirolo, visto che l'avevo fatto da dilettante quando vinsi il giro appunto con Marco, ultimo Giro d'Italia sullo stesso percorso dei professionisti, per cui anche lì una grande emozione, poteva essere uno dei fattori che potrebbero rivalutare per coinvolgere il pubblico. L'avevo fatto, dicevo, mi ricordo che sono arrivato alla sera, ho detto al meccanico di mettermi la tripla, al tempo le mountain bike avevano 3 corone, e tutto il gruppo Lampre si era messo tra virgolette a ridere, perché diceva dovevo andare con il 34-25-27, perché comunque l'abitudine è quella di andare con il 21-23, alcune salite il 25. Adesso i corridori puntualmente in ogni gara montano il 27 o il 29, di conseguenza vanno molto più agili, vanno molto più in cadenza, a differenza di prima, si usa meno la forza e in alcuni casi ovviamente poi scusate, le prestazioni calano un attimo. Questo è uno dei motivi. Chiaro che poi anche per quanto riguarda la tecnologia, i misuratori di potenza sono entrati negli anni 2000. Io sono stato uno dei primi ad utilizzare il primo misuratore di potenza che è arrivato nel ciclismo, l'SRM. Non ci capivo molto, nel senso che comunque ero un po' un corridore vecchio stampo. Facevo la salita e dicevo, ma io devo andare su a 350 watt, ma vado a spasso. Poi, pian piano, giorno dopo giorno, ho capito il senso anche del misuratore di potenza. Fatto di prendere una salita a 400 watt, 300 watt e tenere
poi per tutta la salita, non partire a 400-450 con la frequenza cardiaca bassa e poi a un certo punto a livello di forza c'è quel calo. Per cui anche qua c'è stata una grande evoluzione che ha portato poi adesso ad avere anche dei dati molto, molto più precisi e affidabili rispetto a prima. Inoltre i misuratori di potenza degli anni 2000 erano misuratori di potenza, se vogliamo, anche pesanti. Adesso con l'evoluzione che c'è stata, con anche, diciamo, misuratori pesanti, si rimane sempre comunque nell'ordine dei 6,8 kg, che è il minimo consentito per quanto concerne il peso sulle bici. Per cui anche qua dobbiamo dire che i corridori hanno a disposizione sicuramente un'esperienza che ormai dura da 20 anni per quanto riguarda i corridori. Poi, come nei biomeccanici, c'è qualche preparatore che si inventa preparatore, c'è qualche biomeccanico che si inventa biomeccanico, però dai Raffa, io non so tu quanti chilometri hai fatto, io ho fatto un conto approssimativo di 700.000 chilometri, 600.000 chilometri. Mamma mia! E diciamo, negli ultimi 10 anni della mia carriera ho sempre usato il misuratore di potenza. È un conto provarlo, è un conto studiarlo. E la stessa cosa vale per la biomeccanica. Su questo, guarda, ti do perfettamente ragione. E la valenza dell'esperienza abbinata poi allo studio dà un risultato che secondo me è imparagonabile a qualsiasi altro risultato. Inoltre voglio spezzare anche una lancia sullo strumento che sia io che tu utilizziamo per fare i test indoor, che è l'azienda Magnetic Days, che è un rullo che io non definisco nemmeno rullo, perché secondo me è una macchina quasi perfetta. Ecco Fabio, tu non, magari non sei molto addentrato in questo, però devi sapere. No. Però la parola indoor poi vi chiedo una cosa. Esatto, perché noi praticamente in questo periodo abbiamo monitorato gli allenamenti, gestito comunque i piani di allenamento per i nostri atleti con allenamenti mirati, personalizzati con questi rulli. Chi ci segue, facciamo utilizzare il Magnetic Days, un'azienda di Arezzo che è Made in Italy, che tra l'altro ecco la Vladimir ci mostra. Questo rullo... Si vede bene. Esatto, sì, perfettamente, bene. Grazie, perfetto. Oltre a essere bello nel design e fatto veramente con cura, ha il vanto di essere molto preciso. Ha la certificazione veramente di poter gestire anche alla variazione di un watt e soprattutto ci simula i lavori che facciamo su strada quasi come quelli reali. La cosa bella è che quando noi programmiamo un allenamento su Magnetic Days è facile gestirlo, perché noi possiamo dare all'atleta solamente di riferimento la cadenza delle pedalate. Il Magnetic Days rispetta tutti i watt che noi, dopo aver fatto un test incrementale, abbiamo stabilito alcune zone di soglia, e praticamente rispettando la cadenza lui riesce a fare tutti i lavori. Laddove l'atleta non riesca a rispettare la cadenza, il programma capisce della mancanza di RPM, perché poi questo è tutto basato sulla potenza, quindi l'espressione della forza in unità di tempo, e praticamente col freno magnetico si allontana, si avvicina gestendo i watt. Alla fine il risultato qual è? Che noi abbiamo fatto un lavoro specifico capendo e stabilendo quello che è il lavoro che deve fare l'atleta, niente di più e niente di meno. E quindi siamo sicuri che dopo un tot di allenamento noi abbiamo fatto quel carico, quindi sappiamo che non abbiamo bruciato niente, né magari abbiamo fatto anche qualcosa in meno. Ecco. Sì. Poi un'altra cosa molto importante è il fatto comunque di avere la possibilità di avere uno strumento preciso di, per chi ovviamente sulla propria bicicletta ha un misuratore di potenza, verificare proprio misuratore è corretto, se dà gli stessi watt, eventualmente se non dà gli stessi watt si va un pochino a modificare quella che è la potenza, perché altrimenti se i watt del test non corrispondono ai watt reali che l'amatore, il professionista, l'Under 23 sviluppa in realtà con la propria bicicletta, è chiaro che si lavora di più o magari di meno, sopra o sottostimato. Ma tra l'altro qua una verifica
No, ma poi la cosa importante, scusami se, perché qua non riesco a capire quando interrompersi, la cosa importante è che questo metodo così scientifico ma così preciso del magnetic disc è fondamentale soprattutto per chi non è un professionista, perché quando tu lavori con tanti amatori, noi lavoriamo veramente con tanti amatori qua, soprattutto nella mia zona dove c'è poco ciclismo di alto livello, che succede? Che dobbiamo essere veramente precisi per ponderare il carico di allenamento, perché l'amatore vero poi va a lavorare a tutti altri tempi durante la giornata. Se noi lo finiamo con gli allenamenti, rischiamo poi di fargli passare la voglia. Verissimo. Perfettamente d'accordo. È chiaro che il professionista, che ha comunque qualche anno di esperienza tra gli under e 2, 3, 4 anni tra i prof, non dico che capisce perfettamente quanti watt sta andando, ma non sbaglia di molto. L'amatore, chiaramente non avendo questa esperienza, ha bisogno veramente di uno strumento così scientifico e così preciso. Ecco, vi dicevo, poi a proposito, spiegato, la differenza, ecco, la differenza tra frequenza cardiaca e wattaggio. La frequenza cardiaca è molto più puntata da fattori esterni, qua faccio un esempio breve. Se viene un amatore da me a fare il test, è chiaro che può arrivare a 180 pulsazioni. Facciamo questo esempio: il 1° di gennaio, qua nello studio, nel bunker, a 18-20 gradi. Però se io poi gli do dei riferimenti, diciamo in frequenza cardiaca, va fuori il 2 gennaio con 3 gradi, lui a 180 watt non ci arriverà mai. Cosa che invece con il misuratore di potenza questo non avviene. Sì, c'è ovviamente un po' di vasocostrizione e quant'altro, ma non è così evidente come invece la frequenza cardiaca. Dicevo, allora, parlavate di allenamento indoor, allora, siccome di recente mi è capitato, ma l'avevi detto di... Prego. Scusami se ti interrompo, non so se prego. Tu o Raffaele o io, ma io sento cracchiare. Tu Raffaele senti bene? Sì, io sento bene, ma io penso che sia il tuo microfono, Vladimir. Perché anch'io, io mi sento, forse il tuo, sì. Dicevo, perché prima sentivo bene. Siccome ho commentato questo Swift Tour su Eurosport, la corsa virtuale, mi ha divertito moltissimo, ha una resa televisiva inaspettata, veramente divertente, io credo che questo esercizio, questa cosa possa avere assolutamente un futuro in televisione. Ora è chiaro che facendolo a fare ai corridori, ai professionisti, fai un po' di promozione a questi eventi, poi almeno loro si sono allenati un po', insomma, inganni un po' questi tempi morti. Ma credo che coinvolgendo, riservandolo magari a dei cicloamatori o semplicemente a degli appassionati, non a dei corridori, ecco, a degli agonisti, questa disciplina può avere come un futuro in televisione. Si potrebbero inventare 1000 percorsi, l'ho scritto anch'io su Facebook, io ripenso a quando facevo le mie giratine a 16 anni a Firenze, potrei inventare una specie di giro di Firenze che sarebbe divertentissimo. Io che magari ci lavoreranno e tanti si accorgeranno che può proprio avere un futuro e anche tirar su un certo giro di affari e di interessi, perché è qualcosa che sta a metà tra lo sport vero e il videogioco, perché poi ci sono i power up, no? I bonus che puoi utilizzare ed è giusto non togliergli, se no diventa troppo vero, serve anche abilità in quello. Ma mi è piaciuto moltissimo, è assolutamente commentabile poi, perché a livello di immagini si può migliorare, ma mi sono piaciute molto, io mi sono divertito un sacco, riproponendo la stessa formula anche con dei corridori, con degli atleti non conosciuti, ma li puoi valorizzare. Soprattutto è una cosa che si presta alla televisione, visto che vanno di moda gli e-sports. Questo è molto più vero di uno e-sports, c'è la gamba, perché poi comunque parte tutto dalle tue gambe e poi sì, devi sapere utilizzare i bonus e via dicendo, ma sei te a muovere il tuo avatar, non è che premi un joystick. No, sono curioso di vedere che evoluzione avrà. Metti il quartierino, Fabio. Sì, vero. Bisogna fare in modo. Ma li fai gareggiare, sai, tutti
come si dice, lo stesso posto, uno in fianco all'altro, e a quel punto nessuno può ballare. Viene fuori divertente, puoi farci campionati del mondo come li fanno degli e-sports, puoi farli anche di questo ciclismo indoor. Mi pare che già il 23 e il 24, non so su quale canale, ma c'è un'altra gara di due giorni con un sacco di grandi nomi e va in televisione, ho letto copertura internazionale, perché vedi che poi ripeto, con i grandi nomi è più facile promuoverla, venderla, ma una volta che crei la base poi cominciano intanto a praticare davvero, ecco, a darci dentro sul serio con questa disciplina, poi vengono fuori veramente le gare con i soldi anche per i non corridori, per dei semplici appassionati. Avessi le gambe mi ci butterei anch'io, perché poi 1000 percorsi, uno me lo sono un po' studiato il mondo di Swift o Watopia, 1000 percorsi uno più bello dell'altro, e c'è di tutto. Allora aspetta un attimo, silenzio un attimo il microfono, Vladimir, quando parlo, perché è il tuo microfono che fa rumore, Vladimir, te lo silenzio quando parlo. È il tuo microfono, esatto, così qua, esatto. Allora, su Swift ti voglio dire questo, Fabio, che io praticamente quando abbiamo cominciato la quarantena con tra l'altro un mio caro amico che alleno, Beniamino Desitero, che ci sta seguendo tra l'altro, ed è un amatore di quelli accaniti, abbiamo fatto una pagina Io pedalo a casa. Abbiamo fatto praticamente un gruppo, bravo, che in una settimana siamo arrivati quasi a 500 persone. Inizialmente io addirittura gli dissi a Beniamino di non dare troppa importanza a queste gare su Swift per non creare troppo accanimento, visto anche il periodo. Mi sembrava anche un po' brutto, nel rispetto di chi stava attraversando un periodo difficile, certo, vedere poi chi si divertiva. Hai ragione. Esatto. Credimi, abbiamo cominciato a fare degli eventi domenicali, anche infrasettimanali, con dei premi, addirittura con dei premi a sorteggio, niente di che. Però anche in questo piccolo modo di fare agonismo, praticamente finché abbiamo fatto le gare c'è stata un'affluenza di amatori, di gente che chiedeva, che veramente, guarda, siamo rimasti meravigliati. Appena abbiamo cominciato poi un po' a calare con gli eventi, perché giustamente si è ritornati un po' a lavorare e a vari impegni, abbiamo avuto subito tante richieste di organizzare di nuovo le gare. E vedi, sì, si presta, guarda, è divertente perché poi è accessibile, come si dice, a tutti, sono comunque gare, no, di un'ora in genere, non sono cose estenuanti, ma è bellissimo, ripeto, a resa televisiva si presta totalmente ad andare in televisione, perché è spettacolare nel suo genere, l'avatar, la ripresa sull'avatar e poi la ripresa sull'essere umano che sta spingendo in realtà l'avatar. A me ha colpito. E addirittura tu puoi, innanzitutto puoi vedere i professionisti veri che in questo periodo si sono allenati e quindi gareggiare con loro e vedere veramente la differenza. Ma addirittura puoi monitorare, una volta iscritto su Swift, anche se tu non pedali, ma vuoi seguire l'allenamento di un altro cliente, diciamo, account, senza problemi. Quindi lo puoi studiare anche quando lui si allena. E l'unica cosa che secondo me su Swift, siccome poi ci sta una piattaforma parallela per analizzare i dati, Swift Power, bisogna essere un pochino più onesti, perché anche lì si è creato... Sì, ho sentito, c'è il giro dei furbetti, no? C'è qualcuno che sa smanettare a livello informatico e gonfia i dati praticamente, vero? Sì, e poi tu sai che puoi mettere un peso minore, quindi i watt aumentano, però cosa invece che io purtroppo non ho potuto fare, perché credimi, un giorno che mi sembrava di essere il più scarso di tutti, volevo quasi detto, mo vedo un attimino se posso modificare anche io qualcosa per fare meno fatica, col Magnetic Days praticamente è impossibile, ti rispecchia la realtà, e credimi, in una gara dove abbiamo partecipato con Bertolini, all'occhio, Luca Guercilena, io sfido pubblicamente adesso Stefano all'occhio, per chi ci sta seguendo, il Papa esatto, in una gara tua santità all'occhio, cioè, parliamo io, del Papa, bravo, io non riuscivo a stargli dietro,
Siccome non sei ancora troppo convinto, Io ancora oggi i miei 13-14 mila chilometri li faccio, lui ne fa 3-4 mila l'anno, quindi ho i miei dubbi. Provo a difendere, però aveva un grande spunto in volata, però io condivido i tuoi dubbi, sai che nulla contro l'occhio il Papa, ripeto, per cui non... Però ho battuto Guercilena, Guercilena l'ho battuto. Vladimir. Ah, deve togliere, aspetta, però il... Sì, vai. Eccolo. Comunque io sentivo lo stesso, prova a togliere tu Fabio un secondo. Ok, dimmi. Ecco, sul discorso indoor, il tuo commento sull'allenamento indoor. Allora, allenamento indoor. Partiamo dal presupposto che io fortunatamente esco da casa qua dietro una montagna e vado fino a 1000 metri. È chiaro che per chi non ha la possibilità e soprattutto per l'evoluzione che c'è stata per quanto riguarda i rulli di nuova generazione, è sicuramente qualcosa di utile. Non bisogna esagerare, perché anche qua ho visto, ho sentito persone che poi si sono, tra virgolette, ammazzate sui rulli e hanno fatto veramente tantissimi chilometri, e anche lì bisogna trovare la giusta quadra. Va bene far l'oretta, va bene far l'oretta e mezza, ma fermiamoci qua, perché poi, voglio dire, di più può non solo essere producente, ma anche controproducente. Io un atleta che ha fatto veramente tantissimi chilometri e si è trovato adesso ad uscire su strada, io gli avevo detto non esagerare, rimani comunque visto il livello, fai un'ora, 50 minuti, si trova adesso a uscire su strada con tanti problemi, tanto è vero che poi ha fatto degli esami del sangue, certo, e ho visto che aveva i minerali, gli elettroliti veramente a zero, perché poi è molto importante, soprattutto quando si fanno i rulli indoor, non fare in un ambiente caldo e soprattutto l'idratazione. Tanti magari, sai, non curano questi aspetti che poi alla fine possono fare tutto il differenza. È chiaro che sì, il fatto di avere comunque uno strumento come il Magnetic, tutte le varie piattaforme ti consentono comunque di passare meglio il tempo. I rulli sono veramente adesso molto similari anche alla strada, perché poi 20 anni fa i rulli, quando scendevi, avevi una pedalata che era completamente diversa. Ma sì, quelli di adesso sono eccezionali. Cioè, io ho detto, non sono un esperto del settore, ma... prego, Vladinun. Io devo ancora cenare, se mi lascio... sì, anch'io, no, io ho già cenato, però... Io adesso concludiamo con l'ultimo argomento, perché credo che un contributo da parte di ognuno di noi ci vuole. Chiudiamo con un commento e un parere sulla sicurezza stradale. Purtroppo ancora oggi è l'argomento principale. Siamo stati, aspetta che ti silenzio un attimo Vladimir, ok, siamo stati in quarantena per quasi 2 mesi. Appena hanno dato il là alla fase 2, comunque, di uscire in bici, e adesso siamo verso la fase 3, si sono subito registrati decine di incidenti, tra cui 5 mortali, per certo, fino a 2 giorni fa, e quindi io farei veramente un passo su questo argomento, perché veramente purtroppo è una cosa che non riusciamo a far capire. Purtroppo gli automobilisti ci vedono un po' sempre come dei birilli e degli ostacoli. Ecco, Fabio. Sì, sono d'accordo, poi è vero, sono vere tutte e due le cose. Purtroppo in Italia, io dico, c'è poco senso civico in generale, eppure questo è il periodo in cui bisogna averne tutti di senso civico, perché esatto, più responsabilità abbiamo, più rispetto abbiamo di certe cose, meglio è per tutti in questo periodo. Speriamo, ecco, che lo tiriamo fuori. Purtroppo c'è un po' di persecuzione da parte degli automobilisti che ce l'hanno un po' con i corridori, poi a volte ci sono anche quelli che escono in strada, perché esistono anche quelli che si sentono padroni della strada, la occupano tutta, insomma, e anche quello non va bene. Credo che siano, ecco, in minoranza rispetto, diciamo, invece agli automobilisti un po' poco attenti nei confronti dei corridori. Mi pare che le regole
e ci siano anche le leggi, ci sono adesso, sento non parlare di aumento delle ciclabili, vediamo se è solo propaganda, o se si traduce in qualcosa, perché poi ecco questo periodaccio del coronavirus, visti anche noi bonus governativi legati all'acquisto delle biciclette, può davvero essere un momento di grandissimo rilancio della bicicletta come mezzo di locomozione cittadino. Certo che creino chi di dovere che creino queste ciclabili, perché se no spazi dove andare sicuri in città in bicicletta direi che ce ne sono pochissimi o non ce ne sono. Vladimir. Semplicemente da lì è chiaro che bisogna creare delle piste ciclabili, bisogna creare una mentalità, mandare comunque i ragazzini a scuola, come succede in Belgio, in Olanda, sotto la pioggia, intemperie, poi crescono con il rispetto di chi comunque va in bicicletta, fa fatica, si sposta e non usa la macchina. E a partire da lì è inutile tirarci troppo attorno, una persona di 50 anni fa fatica ad educarla. Vero. Vabbè, allora speriamo, ci lasciamo con l'augurio di avere innanzitutto più piste ciclabili, più regolamenti rigidi per gli automobilisti. Anche noi ciclisti dobbiamo fare la nostra parte rispettando il codice stradale, il casco e quello che è comunque tutta la normativa. E niente, ragazzi, per me è stato un piacere avervi stasera sulla mia pagina Facebook, aver parlato con voi di ciclismo, aver avuto un campione come Vladimir e un professionista come Fabio Panchetti, che tra l'altro ha scritto un bellissimo libro, Il Giro d'Italia in 100 imprese. Una pazzia, e quindi, sì. E complimenti, perché lo sto leggendo. E tutte le edizioni del Giro avevano una lunghezza limitata, il senso del libro era quello, che fosse una specie di Bignami del Giro d'Italia, per cui capitoli di lunghezza obbligata, ho dovuto fare sintesi su sintesi su sintesi, perché volevo metterci più numeri possibile poi. E allora per chiudere vorrei, alla vostra maniera, quindi di Eurosport, che chiudeste voi la pagina come se magari fossimo su Eurosport. E allora amiche ed amici di Eurosport, la più cordiale buonasera a voi tutti, un saluto da Fabio Panchetti. E manca Vladimir. E da Vladimir, bello. Vedi, siamo fuori allenamento, purtroppo siamo lontani, ma vedrai che io dico in estate, voglio essere ottimista, sentirete anche le telecronache a due voci e se non cambiano le cose le faremo comunque sempre da casa, perché poi Eurosport tiene alla sicurezza di tutti e fino a che le cose non migliorano lì non rientra nessuno, per cui si continua a lavorare in remoto e io... Ma non vedo l'ora, ecco, che possiamo ripartire. Speriamo, speriamo davvero. Buon lavoro allora, ragazzi, da Raffaelliano è tutto. Buona serata. Buona serata anche a te e a tutti gli appassionati. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti.